è Malerba? Malerba intanto è il soprannome di un ragazzo siciliano che aveva avuto un'infanzia un po' difficile, un'infanzia nella periferia della periferia. Comincia a 16 anni a vivere la sua vita in Germania, se non che il rientro in Italia per fare il servizio militare per lui è risultato fatale. Ha segnato un crocevia importante, perché rientrando in Italia questo ragazzo, che nella realtà è il coautore del libro, Giuseppe Grassonelli, e nel memoir assume il nome fittizio di Antonio Brasso, per le ragioni che poi scoprirete leggendo il libro, si ritrova coinvolto, suo malgrado, in una strage con cui Cosa Nostra, a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento, comincia lo sterminio della sua famiglia. Una strage che fece scalpore a quel tempo, era il 21 settembre dell'86, un comando di sicari di Cosa Nostra uccise 6 persone che stavano prendendo il gelato sedute ai tavoli del bar. Queste 6 persone, 4 erano imparentate con Giuseppe Grassonelli, uno addirittura era suo nonno paterno, che lui adorava tanto. Lui resta ferito in quella strage, ma non sa, è troppo giovane per capire cosa stia succedendo, per capire chi sia il nemico. E allora, seppur ferito, se ne scappa in Germania. I killer di Cosa Nostra lo inseguono pure in Germania. Scampa ad altri 2 agguati. A quel punto lui torna in Sicilia e, con i pochi parenti superstiti, cerca di capire perché la mafia stia sterminando la sua famiglia. A quel punto fa una cosa assolutamente illegale, si fa giustizia da sé, si vendica e per sopravvivere comincia a sterminare a uno i capi di Cosa Nostra che hanno deciso lo sterminio della sua famiglia e i killer che l'hanno eseguita. Mette insieme una squadra di ragazzi, uccide tutti questi boss mafiosi e, quando completa la sua vendetta, viene arrestato. A soli 26 anni viene sepolto in una cella 2 metri per 3, condannato all'ergastolo ovviamente, e questo ragazzo, pensate, entra in carcere semianalfabeta. Dopo 23 anni di dura prigione si ritrova, si riscopre, si svezza un uomo nuovo, diverso, si laurea in lettere moderne con 110 e lode e diventa quello che si dice in gergo un detenuto modello. Diventa un uomo, un recluso, per cui lo Stato può fregiarsi di lui. Il problema è che lui è stato condannato all'ergastolo ostativo. L'ergastolo ostativo è una forma di ergastolo che non permette la possibilità di una sola ora di permesso in tutto l'arco della vita. Pensateci per un attimo. Questa è la storia di Malerba, una storia drammaticamente vera, che io ho scritto insieme a Giuseppe Grassonelli per una ragione che posso svelare. A quel tempo, quando Giuseppe Grassonelli stava cominciando la sua vendetta, stava cominciando a uccidere per la sopravvivenza, io ero un giovane cronista di una TV locale di Agrigento che si chiama Teleacras, che esiste tuttora, e lui, dove lui passava prima mitra con i Kalashnikov, poi passavo io, arrivavo io con il taccuino e il microfono. Lui, dopo che sparava e uccideva, andava a casa e aspettava il telegiornale della sera, aspettava il mio servizio per vedere se fosse andato in porto l'omicidio, se cosa pensassero gli investigatori o meno. Lui 25 anni dopo mi fa contattare dalla sorella e mi svela che io ero il suo agente segreto inconsapevolmente, e dopo 23 anni di carcere ha affidato a me la sua storia. Considerate che lui è un ergastolano ostativo anche perché non ha mai pensato di collaborare con la giustizia, perché non aveva nulla, lui dice, da offrire alla giustizia, e soprattutto perché non voleva condannare altri suoi amici, compagni che con lui avevano agito e sparato. Questa è la storia di Malerba. Cosa hai provato quando sei entrato in contatto con lui, quando la sorella ti ha chiamato per raccontare la sua storia? Allora, innanzitutto io la prima cosa che ho fatto, ho letto il grezzo della sua storia che lui mi aveva mandato, e mi sembrava un documento abbastanza straordinario, però ho voluto incontrarlo. Ho voluto incontrarlo, e quando ci siamo ritrovati per la prima volta faccia a faccia in una sala colloqui di un carcere di massima sicurezza, c'è stata plasticamente una scena che mi ha molto commosso ed emozionato. Lui, non appena mi ha visto, nonostante non ci fossimo mai incontrati dal vivo nella nostra vita, nonostante fossimo entrambi di Porto Empedocle, fossimo cresciuti entrambi nello stesso posto, l'età più o meno è anche la stessa? Più o meno è la stessa, io sono qualche annetto più grande di lui, 3 o 4 anni se non ricordo male. Lui a quel punto, non appena mi vide, si aggrappò alle mie mani. Eravamo dietro a un tavolo
una scrivania, e per 2 ore comincio a parlare senza mai lasciarmi le mani e senza mai permettermi che io potessi dire nulla. E mi diceva: fammi parlare, perché non parlo mai con nessuno, ed è la prima volta che mi capita di parlare con una persona diversa da mia madre e dalle mie sorelle in 23 anni, a parte ovviamente gli investigatori, gli avvocati e i giudici. E quando dopo 2 ore e mezza di colloquio io mi resi conto, guardandolo agli occhi, ascoltando le sue parole, di che qualità di persona fosse, a quel punto ho accettato di scrivere insieme a lui questo libro. Quanto tempo ci è voluto per scriverlo? Quanti incontri hai dovuto fare con lui per raccontare la sua storia? Di incontri veri e propri credo che ce ne siano stati soltanto 4. In questi, però ci sono stati tra un incontro e l'altro una fitta corrispondenza. Lui è uno che scrive moltissimo e mi ha scritto veramente tante bellissime, stupende lettere alle quali io ho sempre risposto. E in un anno era già tutto pronto praticamente. Sì, ci abbiamo messo un anno. E com'è sembrato lui dopo appunto questi 20 e passa anni chiuso in una cella di 4 metri per 4? Come persona? È sicuramente, e non si dice a mo' di retorica, è sicuramente una persona diversa. Del resto Umberto Veronesi, uno dei più grandi scienziati viventi che abbiamo in Italia, è un uomo che si è intestato non a caso la battaglia per l'abolizione dell'ergastolo, perché lui sostiene che un uomo, nel senso biologico del termine, dopo 10 anni rigenera le proprie cellule e non siamo mai quelli che siamo stati 10 anni prima. Nel caso di Giuseppe Grassonelli non solo è vero biologicamente, è vero anche da un punto di vista introspettivo, antropologico, non so come dire, lui è veramente una persona che ha sepolto il suo passato, anche perché lui non è mai stato un mafioso, lui è stato solo trascinato dagli eventi dentro una storia più grande di lui. È vero, ha sbagliato, ma attenzione, lui è il primo a dirlo in tutte le interviste che lui ha concesso e nel libro stesso. Lui dice: io ho sbagliato ed è giusto che paghi fino in fondo il mio debito con la giustizia. Per quello che ho fatto non c'è niente che potrà perdonarmi. Ma dopo tanti anni un uomo cambia. È giusto o non è giusto che lo Stato possa concedere loro una chance? Quante persone ha ucciso Grassonelli, se si sa? Guarda, ti dico con estrema sincerità, rispondo con la stessa risposta che ha dato lui a questa mia stessa domanda. Al colloquio gli ho chiesto: ma Giuseppe, quante persone hai ucciso? Lui mi ha guardato, si è rabbuito in volto e ha detto: il numero giusto. Quindi non lo so neanche io quanto ne abbia ucciso. So per certo che nella sentenza passata in giudicato con cui è stato condannato all'ergastolo c'è scritto che lui è stato condannato per avere ucciso persone, genericamente, quindi non numericamente, non è mai stato accertato, che a sua volta avevano ucciso la sua famiglia. Quindi lui è proprio nella sentenza scritto che lui è stato condannato per questo. Ma lui non si è mai pentito di quello che ha fatto, non pentito in termini giudiziari ma in termini umani? Ha mai provato un sentimento di pentimento per quello che ha fatto o ancora è convinto comunque di essere di aver fatto la cosa giusta perlomeno? Se per pentimento si intenda e si debba intendere mi dispiace per quello che ho fatto, a lui dispiace aver tolto vite umane, aver spezzato vite umane. Ma lui rimarca, insiste sul fatto che lui ha tolto la vita a chi a sua volta l'aveva prima tolta ai suoi cari. Quindi dice: se io ho da chiedere scusa alla comunità, per comunità si intende la sua città dove lui eseguiva queste azioni militari, come le chiama, lui l'ha già fatto, ha scritto una bellissima lettera rivolta al sindaco che chiede scusa a tutti. Ma se lui debba chiedere, se la domanda è questo, scusa alle vittime, lui dice: non ho da rimproverarmi nulla, perché io ero in una guerra, loro volevano morto me, io mi sono soltanto difeso. Discorso diverso è circa la mancata collaborazione con la giustizia. Lui dice una cosa molto bella: le persone con cui lui ha ucciso, la squadra che lui ha costituito per uccidere, tutti i componenti si sono tutti pentiti, sono diventati collaboratori di giustizia e hanno ovviamente fatto anche il nome di Grassonelli, lo hanno fatto arrestare e adesso sono tutti liberi, hanno avuto chi 12, chi 13 anni di reclusione, alla fine ora chi vive al soggiorno obbligato,
hanno cambiato identità, hanno una famiglia. Sono protetti dallo Stato? Sono protetti dallo Stato, hanno anche uno stipendio ovviamente dallo Stato. Lui dice, sono stato io a chiamarli con me, a chiamarli in causa. Quindi perché io dovrei accusare loro se sono stato io l'unico responsabile? Ecco, è così che lui gestisce, diciamo, la sua mancata, e spiega la sua mancata collaborazione, perché lui è consapevole di aver fatto tutto perché lo voleva. Qui dice, non solo l'ho voluto, ma per giunta devo rovinare loro solo per barattare con la loro condanna la mia libertà. Giuseppe Cassone lì oggi ragiona così. Invece, parlando con Carmelo, giornalista, quando hai ricevuto la chiamata da parte della sorella che voleva appunto che il fratello raccontasse la sua storia, com'è stato per te ritornare, insomma, a quegli anni là in cui tu iniziavi a fare il giornalista? È stata una grande emozione ed è stata anche, come dire, per me è stato anche, siccome quelli erano gli anni della mia formazione, no? Quindi tornare a quel tempo è stato emotivamente abbastanza coinvolgente, perché poi quegli anni ti segnano. Quando tu, dico sempre ai giovani giornalisti che capita vengano nella nostra redazione per imparare a fare gli stage, dico sempre che ho avuto una grande fortuna di crescere in un ambiente dove le notizie ti venivano addosso, qui invece bisogna quasi inseguirle. Quindi tornare a quell'epoca, grazie anche a questa storia di Giuseppe Grassonelli, è stato per me un motivo di grande emozione e anche di grande orgoglio, perché ho potuto ripercorrere quel tempo con una maturità diversa e un approccio diverso alle cose. Dopo che hai scritto il libro, che rapporto c'è adesso con Grassonelli? Siamo amici, se per amicizia si intende a due persone che si rispettano, si stimano, hanno fiducia l'uno dell'altra, e soprattutto se per rispetto io intendo, una volta ho detto a Giuseppe, io sarò sempre al tuo fianco fino a quando tutto ciò che tu farai sarà dentro i contorni della legalità. Lui mi ha risposto, io non ti deluderò mai, perché io sono tornare nella legalità. Lui è rientrato nella legalità, perché uno che sta scontando l'ergastolo è tornato nella legalità. Quindi siamo amici. Ok, per me va bene.